disperai. Questo è il carro somare d'Italia, realizzato dai detenuti del carcere di Fossombrone. Un lavoro che si è rivelato un'occasione di libertà e che è parte di un progetto più ampio di reinserimento sociale. Io potrei dire soltanto che abbiamo ricevuto comunque per professione delle persone che hanno commesso dei reati. Noi abbiamo l'incarico istituzionale di restituirle alla società meglio di come le abbiamo ricevuti. Una battuta sui somari d'Italia sul carro dei detenuti. Bellissimo! Molto bello, molto! Sarebbe stato bello che avessero avuto un giorno di libertà per poter partecipare anche loro alla festa di tutta la città. Cos'è, ma sui politici? Sì, somari d'Italia. Somari d'Italia, mi sembra una cosa che è abbastanza giusta. Sono veramente contento di aver fatto un carro così. Chi c'è dietro a questo lavoro? 12 detenuti, 10 di loro sono nel braccio di alta sicurezza. Se vuoi ti posso dire anche i nomi di questi ragazzi, io li chiamo ragazzi. Quindi Salvatore, Antonio, un altro Antonio, Angelo, Carmelo, Paolo, Salvatore, Gerardo, un altro Salvatore e altri due Antonio. È un po' rappresentato tutta l'Italia in questo caso. Somari d'Italia perché in quel periodo che si ragionava c'erano i tagli all'istruzione. E allora, poi vedendo interviste delle Iene con domande a politici che non rispondevano in modo giusto, abbiamo pensato questo somare d'Italia, ci abbiamo messo tutti, chi ci governa e chi è all'opposizione è uguale. E infatti il carro lo dovrebbero guidare la Gelmini e Di Pietro. È un'esperienza positiva, con stimoli, magari uno immagina di non riuscire a fare determinati lavori e poi insieme ai compagni o il professore che dirige si scoprono che c'ha delle capacità che magari non sapeva. E io sono proprio quello che ha pitturato un po' tutti i personaggi politici. Ah, lei è il pittore? Diciamo di sì. Sì, diciamo, pittore. Per mia fortuna a me me ne è restato solo il corpo, non la mente. Quindi il carro, qualsiasi cosa che si fa, è un modo, tra virgolette, di evadere. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.